Però si va avanti, eh? Si va avanti con... La prossima categoria, Walter. Sì, categoria. Adesso premiamo davvero una categoria importante, quella di miglior giornalista sportivo. Miglior giornalista sportivo, e allora io devo dire che sono ben felice di chiamare sul palco a premiare l'editore di Radio Kiss Kiss, Lucia Niespolo, che ci raggiunge. E naturalmente noi stiamo ricordando sempre di questo gradino, l'ultimo, che è veramente da fare grande attenzione, ma l'editore di Kiss Kiss arriva buonasera con grande disinvoltura. Buonasera, buonasera signora Niespolo. Buonasera, è un piacere essere qui. Piacere è nostro. Naturalmente lascio a Monica il compito anche di scrutare un po' nel mondo di Kiss Kiss, visto che io, Monica, tu, insomma, un po' lo conosco. No? Leggermente. Allora, so che Radio Kiss Kiss dedica uno spazio davvero importante al calcio, ben 2 ore di diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Come mai così tanta attenzione? Bene, il DNA di Radio Kiss Kiss, il calcio, è sempre stato protagonista. Già negli anni Ottanta avevamo una trasmissione di un'ora che si chiamava Gran Tiro. La tradizione continua quest'anno con una trasmissione che si chiama Siamo Tutti CT, perché in Italia purtroppo lo siamo tutti, e soprattutto con una squadra fantastica che più o meno è raccolta a questo tavolo. Ecco, io volevo fare una domanda sulla trasmissione, ma chi la conduce? Questa la mia curiosità. No, scherzi a parte, allora a premiare il miglior giornalista d'Italia 2007-2008, la motivazione è legata anche ai suoi tanti anni di conduzione di un unico programma di grandissimo successo, Controcampo. Miglior giornalista dell'anno, Sandro Piccinini, che ovviamente ringraziamo per essere con noi a Sorrento. Miglior giornalista dell'anno, Sandro Piccinini, ben buonasera. Arrivato. Ciao Sandro. Veniamo tutti avanti, buonasera. Eccoci qua. Allora, Sandro, miglior giornalista dell'anno, io ricordavo anche la motivazione non solo a questa stagione con Controcampo Ultimo Minuto, con degli ascolti straordinari, ma a coronamento di tanti anni di conduzione di Controcampo. Ecco, lui sottolinea tanti anni, no? Come dire, potrebbe anche bastare. E in quel caso vi invito a un grande applauso, perché abbiamo già pronto l'erede, Walter De Maggio, che è bravissimo. No, veramente, perché è un vulcano, no? Lucia lo sa bene, perché lo ha scelto come grande conduttore delle trasmissioni di Kiss Kiss, ma lui ha fatto anche televisione. Ha una grande energia e la trasmette a noi che facciamo parte della squadra di Kiss Kiss. Perché è questo il segreto anche di Controcampo, per rimanere in tema, un tema caro al maestro Arrigo Sacchi, cioè la squadra. Quindi io accetto con piacere questo premio, ringrazio gli organizzatori, ma voglio ringraziare i componenti della squadra, perché se non avessimo, non so, un ciclone come Paolo Liguori, no? Che fa imbestialire puntualmente sì, tutti i tifosi sì, dell'Inter a turno, della Juve, no? Se non avessimo l'antipatia pura di Giampiero Mughini, insomma, come faremmo ad andare avanti? Quindi la squadra, a parte gli scherzi, è molto importante. Arrigo, per esempio, è un altro dei nostri grandi componenti, Elisabetta, Cesare, insomma, Controcampo è entrato un po' nelle abitudini degli sportivi italiani, nelle abitudini soprattutto della domenica, grazie appunto ai componenti della squadra, che voglio ringraziare pubblicamente. Allora, io tengo Sandro Piccinini ancora qui con noi sul palco, perché ci sono un paio di domande che vorrei fargli. Iniziamo da questa. 3 regole fondamentali per diventare un bravo giornalista. Passiamogli sì. 3? 3. Beh, grande umiltà, sempre citando Arrigo, cioè voglia di imparare, voglia di apprendere, quindi preparazione, diciamo, la prima regola è questa. Poi grande curiosità. Un giornalista deve essere molto curioso, deve avere voglia di scoprire, deve avere voglia di sapere, e quindi deve essere molto curioso. E poi grande passione, ma non soltanto per chi si occupa di calcio, in generale, insomma, il giornalismo credo sia una grande passione, perché richiede tante energie, anche psichiche, diciamo così, e quindi è importante che ci sia una grande forza, una grande energia interiore. L'altra domanda, ospite impossibile da portare in trasmissione? Ma ce n'è più di uno che non siamo mai riusciti ad avere, più di uno ci è sfuggito, per esempio Totti,
Totti perché fondamentalmente è un timido, quindi il palco di Controcampo con 400 persone che ci sono nello studio può intimidire qualche volta, ma più di uno, Shevchenko, che ci ha promesso sempre che sarebbe venuto la domenica in cui doveva venire, era sull'aereo per Londra, e quindi no, a volte ci sono delle situazioni imprevedibili. Io preferisco ricordare quelli che invece hanno accettato il confronto con il pubblico. E sono tanti. Sono tanti e i grandissimi campioni sono venuti, e mi riferisco a Del Piero, a Maldini, perché anche da questo, dalla volontà di comunicare con il pubblico, che si distingue un grande campione. Grazie, grazie a Sandro Piccini, consegniamo dunque il premio. Grazie, grazie. Grazie e naturalmente buona continuazione. Grazie a voi. Complimenti, Sandro. Adesso.